11 gennaio 1947, scissione di Palazzo Barberini. L'ala riformista del Partito Socialista Italiano, guidata da Giuseppe Saragat, si stacca dal partito, in dissenso con la strategia di Pietro Nenni e del gruppo dirigente, accusati di frontismo e filocomunismo. Al congresso, Saragat li accusa di aver adottato metodi antidemocratici e totalitari. Invano Sandro Pertini cerca di scongiurare la scissione. Saranno 28 i deputati che seguiranno Saragat. Nasce così il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani. Diventerà poi Partito Socialista Democratico Italiano. Il programma del partito sarà elaborato da un regolare congresso. Fin d'ora possiamo affermare che il partito si propone di lottare per un ordine nuovo fondato sulla giustizia sociale e sulla libertà. Quando ha pensato per la prima volta alla scissione? Mai pensato e non ci penso neppure adesso. Non si tratta di una scissione ma di una rinascita del partito. Del resto sono certo che presto tutti i socialisti si ritroveranno riuniti nella nuova casa. Il Partito Socialista Italiano, che tanto si era battuto per questo obiettivo, ottiene più del 20% dei voti. Ma all'interno del partito si profilano subito gravi divisioni. Il motivo principale di contrasto riguarda il rapporto con il Partito Comunista. La corrente maggioritaria capeggiata da Nenni è favorevole all'alleanza con i comunisti. Quella di minoranza, guidata da Saragat, è contraria. Pertini, che dal 1946 è diventato segretario del partito, cerca in tutti i modi una mediazione. Ma i suoi sforzi saranno inutili e nel mese di dicembre lascia la segreteria di un partito che si avvia verso la scissione. La forza delle cose, frase cara a Nenni, porta diritto alla separazione. Sarà chiamata la scissione di Palazzo Barberini, dal luogo in cui i fedeli di Giuseppe Saragat si riuniscono per dare vita al Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, che più tardi si chiamerà Partito Socialdemocratico. Il 9 gennaio 1947 si apre a Roma, nell'Aula Magna dell'Università, il congresso del Partito Socialista. Vi sono i discorsi inaugurali. Poi Matteo Matteotti annuncia che gli autonomisti non parteciperanno al congresso. Gli autonomisti si sono riuniti per loro conto a Palazzo Barberini. Danno vita a un nuovo partito, il Partito Socialista Democratico. Il suo capo è Giuseppe Saragat. Gli autonomisti contestano il patto di unità d'azione con i comunisti, che da poco è stato rinnovato e appesantito. Al Partito Comunista Italiano essi contestano la sua sudditanza agli interessi dell'Unione Sovietica. In conseguenza della scissione socialista, Saragat si dimette dalla presidenza dell'Assemblea Costituente, dove gli succede il comunista Umberto Terracini. Nenni e altri ministri si dimettono dal governo. In questo momento De Gasperi è negli Stati Uniti. È la prima visita ufficiale di un governante italiano all'estero dopo la guerra.